Ieri, venerdì 15 febbraio, è andata in onda la tanto attesa scelta di Teresa Langella. La ragazza ha optato per Andrea Dal Corso, il quale, però, si è rivelato un duro no. Il corteggiatore, infatti, dopo un travagliato weekend in villa, ha deciso di non presentarsi alla festa di fidanzamento. Invece di comunicare a Teresa la sua decisione, però, Andrea ha voluto parlare con suo padre. Il motivo della decisione di Dal Corso è celato in un incontro avuto tra i due uomini poco prima di scoprire la decisione della tronista. Nel corso di tale scambio di opinioni, infatti, il padre di Teresa ha spaventato notevolmente Andrea, il quale si sarebbe sentito alle strette ed avrebbe reagito alquanto male. Il padre di Teresa contro Andrea, appunto, il primo appuntamento con il serale di Uomini e Donne non si è concluso con un lieto fine. La bella Teresa Langella, infatti, si è beccata un duro no dal suo corteggiatore Andrea. I due, nel corso del weekend, hanno avuto pesanti discussioni. Andrea, infatti, si è sentito più volte fuori luogo in un contesto nel quale non si rispecchiava minimamente. A suo avviso, infatti, lo stile di vita di Teresa e il suo modo di fare sono estremamente lontani da lui. L'esperienza in villa gli ha dato l'opportunità di capacitarsi di questa situazione al 100%, almeno questa è stata la sua versione dei fatti. Le enormi diversità esistenti tra i due protagonisti erano palesi a tutti. Specie il padre di Teresa non ha mai mostrato molta fiducia verso Andrea. L'uomo, infatti, prima del momento decisivo, è andato a parlare sia con Antonio che con Andrea. Con il primo è stato molto più delicato, mentre con il secondo decisamente più ostico. Il padre di Teresa, infatti, ha confessato ad Andrea di non nutrire molta fiducia nei suoi confronti. Il no di Andrea Dal Corso. L'uomo gli ha consigliato di rispondere di no a sua figlia nel caso in cui non fosse stato sicuro dei suoi sentimenti. Questo avrebbe evitato inutili perdite di tempo e prese in giro. Ebbene, Dal Corso si è sentito alquanto intimidito dalle parole e dai modi del padre di Teresa, al punto che ha deciso di seguire il suo consiglio alla lettera. Andrea, infatti, dopo essere stato scelto da Teresa, ha deciso di non presentarsi in villa. Il ragazzo ha voluto comunicare la sua decisione proprio al padre della ragazza dicendogli di aver reagito in questo modo anche in virtù della conversazione avuta tra i due. Insomma, secondo quanto detto da Andrea, la sua reazione sarebbe stata generata soprattutto dai modi del padre di Teresa.